entriamo nella parte delle nuove proposte e sulle quattro azioni che il collega Luciano Secco vi ha presentato prima. Adesso i diversi dipartimenti vi faranno vedere che cosa hanno già pronto per poter essere utilizzato in tempi molto brevi. Questa sarà una parte del resto del pomeriggio, la seconda parte dell'incontro e l'ultima riguarderà la struttura amministrativa che gestirà questi rapporti e la pagina web, la piattaforma informatica che abbiamo predisposto all'interno della pagina web della scuola, una pagina web di cui andiamo giustamente finire assolutamente. E credo che lì depositeremo anche la presentazione, quindi sarà a disposizione di tutti gli interessati le diapositive che avete visto oggi a futura memoria. E questi interventi adesso sono organizzati area per area, quindi sentirete che cosa le varie aree hanno già pronto e disponibile, e le abbiamo organizzate in modo rigorosamente alfabetico, quindi cominciamo con la B. Biologia e biotecnologie. Vedrete all'inizio che cosa ha predisposto l'Università di Padova. Nel caso della chimica, la presentazione è stata concordata come azioni di chimica congiuntamente fra Padova e Venezia Ca' Foscari. La presentazione delle attività di biotecnologie, matematica e fisica dell'Università di Verona saranno presentate dai tre colleghi che hanno gentilmente accettato di intervenire e saranno a seguire. D'accordo? Molto tempo io lo vorrei dedicare alla discussione, perché penso che molte siano le domande che avete in mente, quindi è il caso di farle subito piuttosto di iniziare un rapporto epistolare attraverso l'email, che insomma lascia il tempo che trova, funziona, ma non proprio come la prima voce, sono della vecchia scuola. Poi il professor Lavede della geologia e biotecnologie, non presenterò i colleghi successivamente, tu presenterai i tuoi successivi. Grazie, buongiorno a tutti, sono Paolo Lavede, lavoro in questo dipartimento come genetista e sono referente appunto nella geologia e della biotecnologia. Il primo messaggio che volevamo darvi è che per la prima volta la biologia e le biotecnologie sono comprese nel PLS, quindi faremo delle attività. Non abbiamo presentato un programma preciso perché ci teniamo a coinvolgere anche i docenti nella preparazione di questa attività. Il Dipartimento di Biologia, come vedete, ha molti docenti, e una delle prime sfide che abbiamo davanti è cercare di coinvolgere in queste attività di progettazione dei laboratori PLS. Veramente copriamo moltissimi campi di ricerca della biologia. Ci sono tre corsi di laurea interessati al PLS, due hanno dei numeri molto grandi, le biotecnologie, che è un corso di laurea, una volta si diceva interfacoltà, cioè non ci sono solo docenti di scienze ma anche di medicina veterinaria, agraria e di farmacia, e il corso di laurea in biologia. Poi c'è il corso di laurea in biologia molecolare, che sono meno iscritti, però nella nostra esperienza molto più convinti. Viceversa, nei primi due corsi di laurea, negli ultimi anni abbiamo osservato questa tendenza, quel drop out che accennava prima il professor Secco, dovuto a un forte richiamo dei corsi di medicina. Quindi abbiamo iscritti al primo anno che parcheggiano, tra virgolette, nei corsi di laurea biologici per ritentare il test di ammissione. E poi le scienze naturali, che è un'interessante collaborazione con i geologi. No, la biologia non ha mai sofferto di forti tagli di iscritti, e penso che per motivi in cui negli ultimi anni abbiamo sempre mantenuto alte le iscrizioni, anche le lezioni non si svolgono più al Valiseri, ma in un nuovo campus biomedico che è il Fiore di Volta, in Via Pescarotto, qua vicino, con delle bellissime aule molto moderne e attrezzate.
Ecco, per noi il PRS è nuovo, quello che facevamo già, e il professor Belgramini si è dato da fare in questo senso, organizzare uno stage estivo per i ragazzi delle scuole superiori. In questo stage i numeri sono abbastanza limitati, diciamo tra 30 e 35 studenti, ragazzi prevalentemente di quarta superiore, che vengono nel nostro dipartimento e frequentano le attività del dipartimento la mattina per due settimane. In queste due settimane fanno in parte attività di laboratorio con singoli docenti, cioè i singoli docenti li seguono in piccoli esperimenti, e in parte seguono incontri comuni in cui alcuni docenti del nostro dipartimento presentano le linee di ricerca, oppure alla fine del percorso vengono presentati anche i corsi di laurea. Quindi è un'attività, lo stage, a metà strada tra il laboratorio e l'orientamento. E noi vorremmo lavorare su tutti e due questi settori. Poi, non so se lo sapete, ma Unistem di Milano organizza ogni anno la giornata delle cellule staminali e il nostro dipartimento partecipa a questo evento, che è un evento che coinvolge più di 73 atenei, non è solo italiano, ma è un po' in tutta Europa. Quindi la mattina, generalmente è nel mese di marzo, questa giornata, la mattina è dedicata a dei seminari sulle cellule staminali, il pomeriggio alcuni docenti, tra cui anche docenti del nostro dipartimento, organizzano dei laboratori abbastanza semplici per far capire in pratica come si possono lavorare con le cellule staminali. Queste attività vanno avanti da almeno 3-4 anni. Viceversa, i laboratori PRS sono ancora da progettare. Qua credo che prima o poi bisognerà iniziare a dare delle cifre, e diciamo che il progetto è stato finanziato per circa 22.000 euro l'anno, e ci sono 4 azioni. All'interno di queste 4 azioni potete fare i calcoli, circa un quarto della cifra. Allora, le linee guida del bando insistono molto sul fatto che questi laboratori devono essere progettati insieme, quindi non siamo noi docenti dell'università a dirvi quali sono i laboratori più interessanti da fare, ma bisogna cercare di trovare delle attività. E a me piace molto l'idea che diceva l'insegnante di lavorare su due livelli di laboratori, laboratori più di base, aperti a tutti, e magari qualche laboratorio di eccellenza. Ovviamente per le biologie e le biotecnologie alcune proposte che potremmo fare a lavorare con proteine fluorescenti, quindi trasformazione batterica con dei plasmidi molto semplici, cose che si trovano già commercialmente ma che potremmo elaborare, oppure analisi di polimorfismi del DNA per cercare di usare anche strumentazione di questo tipo. Adesso salto l'azione B, arrivo subito alla formazione C, la formazione insegnanti, perché delle 4 voci è quella che il budget prevede la cifra più consistente, circa 30-35%. In questa azione ci sarà la coprogettazione dei laboratori, parte che riguarda l'autovalutazione, di cui parlo appena dopo, e in parte anche nei corsi di aggiornamento disciplinare. Allora, in questi giorni ho avuto qualche contatto preliminare con le scuole, una esigenza che mi sembra di aver conto nei licei scientifici, nei licei in genere, ma soprattutto nella parte di scienze applicate, cercare di corsi di aggiornamento per le parti più avanzate, la biologia molecolare, ingegneria genetica, genomica, in queste discipline che già quando mi ero laureato io non c'erano. Okay? L'autovalutazione si farà lavorando insieme a un progetto specifico dell'Ateneo, cioè il progetto Dropout, che in qualche misura valuta le perdite, disciplina per disciplina, però cercheremo di integrare questa attività nelle attività di orientamento, quindi
sono già previste open day e lezioni in laboratori e cercheremo di... Okay. Ultimo punto, il dropout. Per il dropout l'idea è di orientare meglio gli studenti e gli superiori in modo da ridurre queste perdite e eventualmente implementare degli strumenti che possano aiutare gli studenti che in primi anni incontrano delle difficoltà a superarli, ma di questa è una cosa che riguarda tutti i PLS, quindi non è una cosa specifica della biologia. Grazie. La professoressa, Orianna per la chimica e che parlerà anche per il parte per il professor Paganelli di Venezia che non è potuto intervenire. Ok, allora buongiorno a tutti, io sono Laura Orianna, sono referente dell'Università di Padova per la chimica. Come avete visto prima, Chimica Padova ha un pregresso, ha uno storico abbastanza consolidato, quindi io ne approfitto per brevemente farvi vedere le iniziative più prossime, alcune ancorate nella nostra tradizione e poi anche allo spazio che si apre con questo nuovo PLS per avere un feedback e un dialogo e proposte anche da voi. Allora, innanzitutto per quanto riguarda l'azione A, noi quest'anno, e per quest'anno intendo a partire da settembre, riproporremo i laboratori PLS, cioè queste esperienze 8 più 8 ore presso la scuola e l'università. Alcuni laboratori li abbiamo fatti anche quest'anno, all'inizio dell'anno, e hanno riscosso successo nelle scuole dove li abbiamo presentati, riguardo, non so, l'analisi e caratterizzazione di olio d'oliva o spettroscopia di ioni rame, chimica e cucina, il recentissimo laboratorio sintesi di biodiesel da olio vegetale di scarto, però volutamente ho lasciato dei puntini di sospensione perché mi aspetto che ci siano proposte da parte vostra, da parte delle scuole, per mettere a punto dei laboratori appunto PLS su delle tematiche nuove. Sempre nell'azione dei laboratori ho inserito le conferenze presso la scuola e l'università, sul sito internet troverete, abbiamo più di una ventina di titoli, anche questi in continuo aggiornamento perché i colleghi hanno dato nuove tematiche. Quello su cui vorrei porre l'accento in questo momento è che per le conferenze vorrei proporre un format nuovo, cioè non più soltanto il conferenziere che va nella scuola, ma il conferenziere che va nella scuola assieme ad uno studente prossimo alla laurea triennale o magistrale, per far precedere la conferenza da una piccola tavola rotonda studenti della scuola, e quindi combinare con l'azione laboratoriale anche le azioni di tipo C e D, quindi collegate all'orientamento, collegate poi al problema del dropout. Questa non è un'idea mia, è un'idea che ho avuto proprio da alcuni docenti che sono venuti a trovarmi all'inizio dell'anno dandomi delle nuove idee. Ecco, questo è un po' già per farvi vedere come credo molto nello scambio di esperienze, nelle richieste e per quanto possibile, insomma, nel cercare di venirsi incontro per realizzare delle cose nuove. Inoltre, come attività laboratoriali, c'è questa novità che alcuni di voi già conosceranno, ed è uno stage multidisciplinare che coinvolge chimica, geoscienze e matematica, e che si realizzerà dal 20 al 30 giugno quest'anno, focalizzato sulle simmetrie. Questo stage multidisciplinare è anche questo un nuovo esperimento, perché abbiamo cercato di mettere in pratica un po' questa esigenza di proporre un piano laurea scientifica, cioè non un piano laurea chimico, un piano laurea in matematiche, metterci insieme per sensibilizzare e per orientare gli studenti verso la scienza, trattando uno stesso problema però da punti di vista diversi. Poi sarà lo studente che privilegierà la scelta basandosi sulle sue inclinazioni. Il punto 2, invece l'azione 2, riguarda la formazione insegnanti. Qua brevemente vi dico i due eventi che adesso pubblicizzeremo. Il primo, come diceva prima la professoressa Ferrante, è la
che vede gli insegnanti protagonisti, no? Noi mettiamo a disposizione la nostra aula, si terrà il 2 settembre e dal 15 giugno circa apriremo le iscrizioni, non c'è un limite numerico, e vi posso anticipare che ci sarà un conferenziere, Silvano Fusco, che è membro del CICAP, il comitato che si occupa del paranormale e della parascienza. E una seconda iniziativa che è un po' insomma, qualcosa di nuovo, volutamente misterioso, che è una sorta di laboratorio per insegnanti, un'idea per lo sviluppo di metodologie didattiche innovative. Questo sarà realizzato il 24 settembre presso il nostro dipartimento in concomitanza con una magia chimica, che è una manifestazione che noi facciamo per la divulgazione alle famiglie e agli studenti delle scuole di ogni ordine grado. Abbiamo pensato di ricavare un momento per gli insegnanti, anche di questo circa a metà giugno apriremo le iscrizioni, per realizzare insieme a voi un qualcosa, un prodotto, okay, insieme ad un collega, e che poi potrà essere utilizzato, portato nelle vostre scuole per fare una proposta didattica ai vostri studenti, basata su cosa? Sulla tavola periodica, l'alfabeto della chimica in questo caso, ok? Quindi spero che insomma alcuni di voi scegliano di partecipare e di mettersi in gioco. Infine, per quanto riguarda gli ultimi due punti, l'autovalutazione, metteremo a punto con i colleghi qua i co-referenti un progetto interdisciplinare, verosimilmente su piattaforma Moodle, quindi con test, con uno strumento interattivo rivolto direttamente agli studenti, e per il dropout chimica è già partita finanziando degli intervistatori, ecco, un esperimento specifico però rivolto agli studenti già del primo anno del corso di laurea, ma in ogni caso la partecipazione, come vi dicevo prima, alle attività nelle scuole di laureati triennali magistrali, anche questa è un'azione che avvenirà alle conferenze, che in parte rientra nella prevenzione del dropout. Infine, il professor Stefano Paganelli è il referente per il PLS in chimica dell'Università di Ca' Foscari. Stamattina mi ha chiamato, si scusa con tutti voi, ma purtroppo non sta bene, e aveva pensato però anche lui di presentare qualcosa riguardo all'attività della chimica a Ca' Foscari nell'ambito del PLS. Ecco, facendo la premessa che con il professor Paganelli abbiamo aperto un discorso e vorremmo realizzare delle attività insieme, anche perché partecipiamo allo stesso progetto nazionale, no, del PLS in chimica. Lui, insomma, in queste slide che vi faccio vedere ora, ha presentato un po' quelle che sono le sue attività o quello che intende proporre. Allora, per le attività laboratoriali propone praticamente per insegnanti e poi anche per docenti un laboratorio di tipo analitico sull'analisi delle acque, che può essere diciamo fatto ai docenti e poi trasferito nelle scuole, e un'attività di tipo stage nei laboratori di ricerca dell'università, quindi la possibilità di inserire studenti del quarto anno nei laboratori, di partecipare in maniera attiva, insomma di respirare l'aria della ricerca. Le conferenze, come quelle che facciamo noi, quello vi ha messo alcuni titoli, dopo il petrolio e il gas naturale, le molecole che hanno cambiato il mondo, ecco, per completezza lui ha scritto "vedi il sito", no? Questo perché, proprio per diciamo rinforzare l'idea che Chimica Padova, Chimica Venezia, siamo lo stesso progetto nazionale, nella stessa regione, allora c'è uno spazio anche per la chimica di Ca' Foscari, voi troverete, no, nella pagina disciplinare di chimica, Chimica Unive, quindi anche la chimica di Ca' Foscari ha il suo spazio nel sito della Scuola di Scienze di Padova. Attività di formazione insegnanti, quindi dei corsi sempre focalizzati su tecniche ambientali e analitiche, ed in programmazione dei corsi per insegnanti su chimica verde e materiali nanostrutturati. Infine, anche Ca' Foscari si preoccupa di controllare il tasso di abbandono e quindi promuoverà degli incontri
abbastanza gettonata e probabilmente anche efficace, attivazione di tutorato e maggiori azioni di orientamento. A questo punto io lascio la parola a professoressa Pantano per... Allora, 5 minuti più o meno 5. Sentite? Sì, abbastanza. Allora, beh, ho anticipato prima, quindi prima ho un po' approfittato per anche anticipare delle proposte che continuiamo a fare presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia. Quindi anche noi come chimica un po' abbiamo tenuto in piedi le attività che insomma, hanno avuto successo o anche perché c'erano le persone che potevano portarle avanti. E allora come laboratori di approfondimento manteniamo Masterclass, che comunque è dal 2005 che è in piedi, attira sempre moltissimi studenti, quindi quest'anno è già stato proposto, quindi magari alcuni di voi hanno già partecipato a questa iniziativa. Lo stesso il cielo come laboratorio, so che adesso si apriranno, cioè sono state già fatte le attività presso le scuole, ci sarà lo stage estivo ad Asiago. E stage, su questo sono un attimo imbarazzata per tutte le persone a cui è arrivato la notifica del bando questa la settimana scorsa e quindi mi rendo conto che eravamo di fronte a queste due alternative, o non farlo perché comunque l'abbiamo un pochino riprogrammato perché quest'anno stage parte in collaborazione con il settore scienza dei materiali. Perché appunto abbiamo dovuto un po' riaggiustare anche per il finanziamento che avevamo e non potevamo affrontarlo da soli con il PLS Fisica e poi perché l'attività comunque è trasversale, quindi proprio in questa ottica che dicevamo prima di aumentare sempre di più questo approccio trasversale per noi era un po' più facile, sia perché afferiamo lo stesso dipartimento e sia perché l'anno scorso il gruppo di scienza dei materiali in effetti ci aveva già fatto da supporto e avevano aperto i loro laboratori per accogliere alcuni studenti. Quindi avevamo già provato questo e quindi quest'anno abbiamo rinforzato. E, ci dispiace, ma per il prossimo anno insomma, speriamo veramente che l'offerta insomma, sia ben definita sin dall'inizio dell'anno scolastico. Penso anch'io che questo sia una buona cosa. Abbiamo proprio, per aumentare ancora di più le offerte, proprio nelle ultime settimane abbiamo anche aperto quest'ultima possibilità di un altro stage estivo che ha come tema il museo svelare gli strumenti scientifici, un approccio più di tipo storico e gli studenti saranno accolti presso il museo di storia della fisica e guarderanno proprio all'evoluzione della conoscenza della fisica e scientifica, lavorando a stretto contatto con i ricercatori che sono presso il Museo di Storia della Fisica e anche con un'attenzione più accurata verso il tema della comunicazione, quindi l'idea è proprio che loro sviluppino qualcosa che poi possano presentare alle scuole. Mi è piaciuto e quindi faccio riferimento a quello che diceva prima la collega, del fatto che gli studenti poi dovrebbero riportare le cose fatte da noi presso le loro scuole. Allora devo dire che i due anni che io ho seguito appunto in stage ho potuto vedere delle presentazioni meravigliose dei ragazzi, cioè veramente anche i colleghi che hanno partecipato, perché poi venivano i tutor, i docenti, potevano vedere che questi ragazzi in una settimana erano in grado di fare una comunicazione molto approfondita, proprio ben riuscita, chiaramente avevano il supporto, però anche loro ci avevano messo molto per loro, e su quello che avevano svolto in quella settimana, perché ciascuno di loro aveva approfondito un progetto in un laboratorio e quindi lo presentava, l'ultimo giorno era dedicato proprio alla presentazione del progetto agli altri 30 ragazzi che partecipavano. E volevo anche dirvi che il modo in cui noi abbiamo costruito il progetto Estage era proprio per favorire anche il gruppo di ragazzi e noi è piaciuto proprio vedere
come arrivavano all'inizio da tutte queste scuole che quasi non parlavano e poi alla fine non volevano più andare via, chiaramente, cioè era stato un momento e alcuni dicevano: ah, nella mia scuola magari ho poco possibilità di contatto, qui aver trovato persone che la pensano come me è stato veramente molto stimolante. E quindi spero che alcune di quelle meravigliose presentazioni che noi abbiamo visto poi abbiate potute vedere anche a scuola dei vostri insegnanti. Devo dire dall'altra parte, sono già arrivata a conclusione di 5 minuti, sì, un minuto, che noi come gruppo appunto siamo partiti molto nel lavorare come con tutta la classe, cioè quello che io ho fatto per 7 anni era rifiutarmi di entrare negli stage, anche se è quello su cui ho portato di più la vostra attenzione, perché abbiamo sempre fatto proposte in cui volevamo che tutta la classe arrivasse ed erano queste proposte di laboratorio più museo, perché lì ci rendevamo conto che era un'occasione anche unica per i ragazzi per andare a visitare un museo scientifico e per vedere che forse le loro difficoltà erano state anche le difficoltà che precedentemente avevano avuto i loro colleghi. Quello che non riuscirò a dire, comunque lo trovate in dettaglio nel sito che abbiamo ben caricato, questo qua. Le attività didattiche di valutazione sono sulla linea di quello che vi hanno già presentato i colleghi e quindi sottolineo di nuovo che è cioè che i materiali adatti per queste prove di autovalutazione potranno essere sviluppati solo in collaborazione con voi. Per la formazione riproponiamo questa fisica moderna a scuola, però ecco, questi laboratori invece pensati più per la classe sono quelli che appartengono alla seconda proposta. Progettiamo insieme i percorsi scientifici che a voi interessano, in particolare noi siamo molto interessati anche al biennio, al primo biennio, quindi andare a vedere proprio quali sono le misconoscenze, come costruire dei percorsi trasversali, come fare un approccio per competenze, come sviluppare il project based learning e il problem based learning, cioè proprio andare in questo e poi il punto fondamentale della valutazione. Per la riduzione del tasso di abbandono ci tengo a farvi vedere la foto, che non sono dei ragazzi che stanno nella pausa tra le lezioni ma stanno facendo una lezione universitaria in cui proprio con queste metodologie attive. Ci sono delle esperienze ormai in giro per il mondo molto valide e quindi non è vero che su 100 o 100 persone non lo puoi fare, lo puoi fare, però ovviamente lo devi costruire bene. E quindi noi punteremo molto, e stiamo un po' raccogliendo i nostri colleghi e la regione dei nostri colleghi, e anche siamo entrati in un progetto di tutorato formativo con tutti i nostri corsi di laurea, perché i dati che vi ha dato il professor Secco sembrano ottimistici e in effetti noi abbiamo che alcuni corsi di laurea come astronomia ha un forte drop out, quello un po' legato anche ad astronomia come idea, ossia arrivano pensando magari di guardare le stelle e poi si trovano analisi che li ammazza, la matematica, i nostri colleghi, e quindi noi abbiamo un grosso problema lì sull'orientamento, però anche sul supporto, perché magari alcuni possono essere recuperato. Grazie. Io invece parlo per le scienze della terra. Diciamo che il progetto per le scienze geologiche, scienze della terra, geoscienze, come lo volete, è nuovo, cioè noi per la prima volta entriamo diamo lauree scientifiche, prima cosa. Seconda cosa, le scienze geologiche non hanno una struttura organizzata di collaborazione dipartimento scuole, per cui partiamo praticamente quasi da zero. Dando un po' di numeri, la geologia padovana, se vogliamo andare sui numeri più consistenti, conta circa 70 matricole all'anno di scienze geologiche e circa un centinaio di matricole all'anno di scienze naturali.
è impensabile che un piano inerente alle scienze della Terra, pur essendo targato classe laurea L34 scienze geologiche, è impensabile che non possa fare a meno delle scienze, delle scienze naturali, di tutte le esperienze che la scienza naturale ha maturato, soprattutto nella gestione delle scuole di specializzazione per insegnanti, tirocini formativi attivi, eccetera. Conseguentemente io mi sono adoperato in modo da coinvolgere l'intero Dipartimento di Geoscienze nelle attività specifiche delle scienze naturali. Oltre allo stagio multidisciplinare sulle simmetrie, di cui ha parlato la collega Orian di chimica e di cui parlerà fra breve anche il collega Colpi di matematica, che è l'attività che abbiamo messo in cantiere per il 2015-2016, parlando con alcuni insegnanti delle scuole sono venute fuori alcune linee guida che cerchiamo un attimo adesso di sistemare, di vedere, e su questo vogliamo ragionare in modo da arrivare a settembre-ottobre con dei progetti già abbastanza ben delineati. Uno riguarda il dissesto idrogeologico. Cos'è il dissesto idrogeologico? Quali sono le varie tipologie di dissesto idrogeologico? Il dissesto in ambiente montano, di pianura, in ambiente costiero. Un'idea sarebbe quella di seguire il dissesto seguendo il corso di un fiume. Una seconda linea di attività delle geoscienze, da quello che ha messo a questi incontri, è lo studio dei materiali latili nelle città. Cioè, da cosa sono tappezzate le nostre città e da dove provengono questi materiali. Ovviamente qui si tratta di un lavoro estremamente interdisciplinare che andrebbe anche oltre a quelle che sono le singole discipline terrestri, perché io penso all'archeologia, penso alla storia dell'arte. Processi di cristallizzazione e di alterazione dei materiali, e altri progetti sono un pochettino più particolari, destinati ad alcune scuole che ne hanno l'esigenza, sistemazione di collezioni minero-petrografiche e paleontologiche. Ma questa attività qua è diretta agli studenti ma anche ai docenti, cioè quella famosa attività di tipo azione C, cioè formazione dei docenti. Insegniamo ai docenti delle scuole quali sono le modalità di classificazione dei materiali geologici. Attività laboratoriali sul terreno verranno svolte con il supporto dell'Ordine Professionale dei Geologi del Veneto, che ha deliberato la cooperazione con questi progetti. E per quanto riguarda la sistemazione delle collezioni, abbiamo il supporto del Centro di Ateneo per i Musei, che ci dà il personale dei conservatori dei musei che sono disponibili a collaborare in questo ambito. Per quanto riguarda l'azione B, non mi soffermo più di tanto perché noi adotteremo quelle che sono le linee guida di cui abbiamo parlato precedentemente. Per quanto riguarda la formazione la crescita formativa dei docenti, credo che lo scopo principale sia quello di individuare strategie assieme, le strategie per far meglio comprendere i fenomeni del mondo inorganico agli studenti vostri di adesso e nostri di domani. E ovviamente tutte le attività collegate con il fenomeno del dropout. Ecco, detto questo, io passerei la parola al collega Colpi di matematica. Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio. Allora io raccolgo il testimone prima del professor Scimeli, che purtroppo non poteva essere qui, e la professoressa Fernante ha parlato per lui. Ero giovane quando, allora, un po' più giovane, non proprio così giovane, quando ho iniziato a lavorare al suo fianco, facendo qualcosina anch'io per il PLS. Poi il professor Zanardo mi ha passato il testimone, qui presente, e poi anche lo ritroveremo un attimo nelle cose che vi abbiamo detto. Allora, cosa dire della matematica? La matematica, La matematica è già stato detto tra le righe e interessa a tanti studenti, tante matricole, perché di fatto, guardando, ho fatto una statistica veramente piuttosto grossolana, cercando di non amplificare il dato, quindi secondo me è superiore a quello che ho preso, ho guardato l'Università di Venezia, di Padova e di Verona,
quali sono gli studenti che si trovano a dover affrontare i corsi di matematica di base del primo anno. Allora, sfioriamo le 10.000 matricole, è un numero importante, e diciamo che qui dentro, in questa schiera di studenti, c'è una fetta minore che sapeva di dover avere a che fare con la matematica, si è scritta matematica, informatica, fisica, ingegneria, ecco, e qualcuno di questi sapeva che avrebbe dovuto avere a che fare con la matematica e spesso non si aspettava che la matematica fosse di questo tipo. Ecco, perché c'è un discreto, purtroppo, scollamento tra quelle che sono le competenze, in qualche modo, che si acquisiscono a scuola, soprattutto l'approccio che si dà, e diciamo il ruolo che tante volte invece la matematica nei primi anni. Poi ne parleremo un attimo sul problema del drop-out, ritorno su questo punto. Ma soprattutto, diciamo, il grosso di questo dato è dovuto a studenti che non pensavano, tutto sommato, di avere a che fare con tanta matematica e con questa matematica. E in effetti, io parlo per la matematica, ma penso che segua a ruota anche un po' la fisica, di base parlo, è spesso sentito come, diciamo, uno degli esami, una delle cose della materia più difficile da preparare al primo anno, nei corsi di laurea di natura scientifica o anche di natura tecnica. Quindi, diciamo, questi sono i numeri degli studenti, sono andato indietro, scusatemi. Allora, voi capite come abbiamo le lauree scientifiche? Ecco, secondo me deve essere, io lo vedo così, deve essere un importante sincronizzatore. Si è parlato di continuità della scuola e dell'università, e il piano lauree scientifica, appunto, si è amplificato, il prorettore lo diceva all'inizio di questo intervento, è diventato sempre di più, il suo ruolo è diventato sempre di più questo di sincronizzatore. Quindi dobbiamo riuscire a far funzionare, diciamo, questo sincronizzatore, e la matematica entra in pieno, come vi dicevo, su grandi numeri. Allora, i laboratori che è la prima azione che qui vi presento sono naturalmente dei laboratori che abbiamo pensato e già programmato, che in qualche modo però coinvolgono una struttura universitaria. Quindi sono laboratori per cui portiamo gli studenti, selezioniamo, portiamo comunque gli studenti all'università e con loro e con i loro insegnanti, in alcuni piani, se vedete, facciamo laboratori. E manca, in questa presentazione non c'è, un'attività di laboratorio molto importante, capillare, che è stato fatto nel passato PLS, che deve continuare ad esserci, che sono invece laboratori organizzati anche nelle singole scuole e su iniziativa tematiche e proposte dai docenti della scuola. Ecco, quindi, diciamo, queste cose confezionate già pronte che vi presento non tengono conto invece di questo capillare lavoro che deve continuare e dobbiamo costruire continuamente insieme. Quindi ci aspettiamo delle iniziative da parte del mondo della scuola sulle tematiche e la proposta dei tempi e tutto, insomma, organizzando il lavoro. Allora, sul stage multidisciplinare e sulle simmetrie dico solo una cosa velocissima. L'idea è questa, c'è un denominatore comune tra i sistemi molecolari e la, in qualche modo, classificazione dei sistemi molecolari, i cristalli, la cristallografia, vista sia dal punto di vista microscopico che macroscopico, e la classificazione dei cristalli, e una teoria matematica di matematica pura, che è la teoria dei gruppi. La teoria dei gruppi è nata, pensate, con Galois, per dimostrare che non esistevano, docenti di matematica, per dimostrare che non era possibile risolvere per radicali diciamo, equazioni di grado elevato, non c'era un metodo risolutivo generale, e poi ha avuto uno sviluppo completamente autonomo, tipicamente di matematica pura, è un argomento ancora modernissimo, la classificazione di gruppi semplici è un risultato recente che ha coinvolto centinaia di matematici e che è stato sistemato dopo decenni di lavoro. Ecco, ancora oggi è interessante e ha delle applicazioni, perché voglio dire, guardando, cercando di misurare le simmetrie di questi sistemi, micro o macro, si deve lo strumento adatto, il modello giusto, quello della simmetria, è quello di utilizzare la teoria dei gruppi. A seconda del tipo di gruppo di simmetria che opera, si riesce a classificare la struttura. Quindi c'è proprio un'interazione tra quella che è un aspetto di matematica che è stato sviluppato in modo completamente autonomo, quindi scienza di base pura, ed ha delle ricadute invece importantissime dal punto di vista scientifico attuale. E quell'altro laboratorio, invece, avete visto, ci sono i volantini fuori, Grace ha invece una cosa organizzata, si porteranno degli studenti
in dipartimento di matematica e si farà teoria dei grafi. Ecco. Devo stringere. Ho spento invece di andare avanti. Una iniziativa importantissima sul laboratorio velocissimo, il professor Zanardi qui. E questo è un altro progetto ambizioso, MatenGIS, che invece vuole portare i ragazzi verso la ricerca, fargli capire, fargli intuire cosa fa la ricerca in matematica. Quindi si individuano, è un progetto europeo che è nato in Francia, si individuano delle tematiche che hanno la possibilità di essere studiate proprio in termini di ricerca senza avere prerequisiti di base molto elevati e questi ragazzi, pochi ragazzi, quindi diciamo è un progetto di eccellenza seguiti dai loro docenti, studiano questo tema in varie sedi d'Europa, piccoli gruppi in Italia, quest'anno sono qui i docenti che hanno portato gli studenti al congresso, poi erano una decina più o meno, ventina di studenti, e hanno studiato e hanno lavorato, così imparano sostanzialmente a capire come può essere un'organizzazione, un programma di ricerca, e sono stati a Milano e hanno presentato il loro lavoro insieme a tutte le altre nazioni d'Europa, ciascuno portava il proprio contributo. Allora, automazione e orientamento. Allora, cosa c'è? Online, intanto quello che riusciamo a fare online è questo. Abbiamo intanto pre-corsi di matematica per la verifica delle competenze del syllabus e non solo, anche per il recupero del debito formativo a data di iscrizione in corsi scientifici. Ci sono, sarà a disposizione di tutti a partire da luglio, online delle lezioni registrate con anche dei test poi a seguire, quindi lo studente segue la lezione online e poi al momento della verifica, e così può verificare le proprie competenze. Poi ci sono anche altre cose, per esempio lezioni universitarie di analisi 1, di analisi 2 o di algebra lineare presentate online, così che uno studente si rende conto di cosa avrà a che fare poi, cosa avrà a che fare quando si scrive questi corsi di laurea. Formazione di insegnanti, abbiamo due proposte. Una, modelli differenziali, sarà in ottobre-novembre 2016. L'idea è questa, è di trovare una strategia didattica per poter parlare di equazioni differenziali, sistemi dinamici a scuola senza avere già il background dell'analisi dell'ultimo anno di superiori. Un modo per cercare in maniera almeno qualitativa e quantitativa per quanto è possibile, ma rigorosa, di presentare in classe ai ragazzi che non conoscono i derivati integrali ancora problemi di tipo differenziale con metodi risolutivi in ogni caso. Okay? È una sfida, ma ecco. Poi un'altra cosa invece riguarda lo stage, e invece il secondo laboratorio, la seconda formazione che sarà nel febbraio 2017, è una classica cooperazione tra docenti di scuola e docenti universitari per cercare di trovare formulare in qualche modo delle strategie didattiche per la sintonizzazione della matematica a scuola e università. Vado avanti, drop out, 5 secondi, allora non dico niente, dico solo che il drop out, una strategia per il drop out dell'Ateneo si sta muovendo da tempo, su questo è già stato detto, una cosa importantissima è quella di agire a priori attraverso un'efficace azione di orientamento. Dico solo che per esempio per i corsi di matematica avevamo un drop out attorno al 25-30%, sono state fatte delle telefonate alle persone, agli studenti, da parte dell'università organizzata dalla Terra di Padova, ed è emerso, naturalmente a fianco a criticità di tipo vario, ma è emerso prevalentemente l'idea, pensavo che la matematica fosse diversa. Ecco, quindi è importante per evitare agire a priori e far capire. E qui ho finito. Scusate, mi sono andato avanti. Grazie, scusate se. Per la scienza dei materiali. Allora, buon pomeriggio a tutti, sono Matteo Pierno, referente per la scienza dei materiali. Ecco, il nostro, come già stato un po' accennato negli interventi precedenti, è un corso di laurea un po' particolare, molto giovane, abbiamo proprio festeggiato l'anno scorso il ventennale qua a Padova. Ed è un corso di laurea che è interdipartimentale. Viene organizzato qua a Padova dal Dipartimento di Scienze Chimiche, con una partecipazione proprio metà e metà con il Dipartimento di Fisica, ma a livello nazionale a volte sta nella classe di Fisica, a volte sta nella classe di Chimica.
soltanto Milano è la sede che poi ha dato Natale a questo corso di laurea, ha un dipartimento tutto suo dedicato. Ecco, nel Veneto si è ormai attestato, all'inizio erano presenti le lauree in, a Padova e Venezia, e poi si è diciamo, progressivamente attestata la laurea solo a Padova, che all'inizio, diciamo proprio all'inizio anche del PLS, ha avuto un boom per poi soffrire di un momento di flessione e poi vedere una ripresa proprio in concomitanza diciamo, delle azioni del PLS. E ormai il numero si attesta sulle 50, 40, 50 matricole l'anno, che è un po' sotto il numero programmato che è di 60. Ecco, allora, il corso, come è stato più o meno ribadito diverse volte, è un corso fortemente dalla sfumatura multidisciplinare e laboratoriale. È uno dei corsi di laurea nella ex facoltà di scienze, oggi scuola di scienze, che ha il maggior numero di laboratori. E allora tutte le attività del PLS, che sono in qualche modo propedeutiche alla preparazione degli studenti per questa laurea, cercano di riflettere questa caratteristica, questa specificità. E quindi nelle azioni che sono state così ben esposte dalla collega Priorisi, abbiamo dato molto spazio ai laboratori. È uno dei PLS che più capillarmente raggiunge gli studenti nelle loro scuole e li mette in condizione di fare esperienze nel proprio istituto. Ecco, si è parlato oggi dell'imparare a riparare. Il laboratorio è anche il luogo dove si passa dal sapere al saper fare. Tutti quanti voi che avete provato a insegnare ai vostri ragazzi attività di laboratorio sapete come anche la cosa più banale, quando uno si mette a farla, proprio banale non lo è affatto. I temi, stiamo costruendo quindi adesso una banca dati di esperienze che proporremo a settembre, appunto cogliendo l'invito della collega, in modo che le scuole possano partire con la propria programmazione, si dividono in essenzialmente i materiali magnetici a vasta dimensionalità, materiali per la fotonica, microstrutturati, per l'energia e tutta quella categoria di materiali che sono cosiddetti della materia solida, di cui diciamo, facciamo tutti quanti un larghissimo uso, dai polimeri, ai colloidi, ai sottili, ai prodotti farmaceutici, cosmetici, eccetera. Qui vedete al centro molto attiva la collega Priorisi. Ecco. Poi Estage. Estage è stata un'opportunità per la scienza dei materiali perché risponde a un'esigenza ben precisa. Dopo questi laboratori gli studenti avevano una grande sete di vedere un laboratorio vero, di provare a fare un'esperienza vera. Questo non era sempre possibile per esigenze organizzative, c'erano i cosiddetti laboratori di approfondimento, le visite nelle aziende, le visite nei laboratori, negli enti di ricerca, ma mai la possibilità di fare un'esperienza in un laboratorio di ricerca. E stage è stata questa opportunità, per la quale ringrazio la collega Nella Pantano, e le caratteristiche sono due, ne abbiamo già sentito parlare, comunque sono residenziali, quindi ripercorrono un po' il modello delle scuole superiori, tra cui anche la nostra scuola galileiana. I ragazzi stanno insieme, imparano non soltanto ovviamente a conoscersi, a sbloccare un po' del ghiaccio che hanno all'inizio, ma anche a scambiare le proprie esperienze a livello formativo e culturale. E poi ecco, l'altra importante caratteristica che non so quanto chiaramente ed efficacemente sia emersa è che vengono ospitati in laboratori di ricerca. E questo anche è stata un'altra difficoltà organizzativa perché per esempio il Dipartimento di Chimica che occorre la formazione degli scienziati di materiali per un regolamento suo interno non mette però a disposizione i laboratori di ricerca agli studenti delle scuole superiori. Questo è giusto per far capire quali sono un po' le difficoltà organizzative. Ecco, queste due cose sono molto importanti e caratterizzanti di questo tipo di esperienza. Infine, un cavallo di battaglia della scienza dei materiali è la possibilità di fare esperimenti in remoto. Questa è una cosa, una prerogativa proprio di Padova. Una prerogativa di Padova che è stata accolta e stimolata a livello nazionale. A tal punto che l'Unità di Padova, nel PLS nazionale, è quella che ha ricevuto più finanziamenti proprio per continuare a sviluppare questo tipo di esperienza e metterla anche a disposizione a livello di piattaforma nazionale. Di che cosa si tratta? Si tratta della possibilità che un gruppo di studenti collegati in remoto dalla propria aula, in qualunque tipo di istituto, purché diciamo, supportato da un'adeguata connessione a banda larga, possono prendere il controllo di un microscopio a forza atomica e da adesso con gli investimenti nuovi anche a effetto tunnel e poter fare delle misure su delle superfici di alcuni materiali modello. Per quanto
quanto riguarda il percorso formativo dei docenti, i tre filoni che abbiamo individuato sono quelli legati ai materiali per l'energia, adesso in particolare i temi legati alla, alla fotocatalisi, che è un argomento molto di moda, e al fotovoltaico, con tutti i discorsi di efficienza, ai materiali per la fotonica, noi siamo anche molto orgogliosi di proporre ai nostri ragazzi, per esempio, la realizzazione degli organi LED che sono montati sui nostri, alcuni dei nostri smartphone, e siamo anche orgogliosi del, del fatto che questa è un'esperienza che è stata poi anche riconosciuta a livello di premio Nobel nel, nel recente passato. A proposito, cerchiamo sempre di trasmettere ai ragazzi il fatto che questo tipo di corso di laurea è un'attività che è stata a livello scientifico tra le più produttive dell'ultimo ventennio. Basti pensare al fatto che più o meno ogni due anni un premio Nobel è stato assegnato in area materiali, o nella fisica o nella chimica della materia. E infine, vabbè, ovviamente, il tema che non poteva mancare per i materiali funzionali delle nanotecnologie. L'ultimo aspetto è quello di una, come dicevo, di una, della necessità che la scienza dei materiali ha di formare un corretto orientamento. La domanda che come un mantra arriva a destra e a sinistra in ogni situazione è: che cos'è la scienza dei materiali? Ci sono aspetti di chimica, di fisica e di ingegneria, diversi corsi di laurea sono svolti da ingegneri. Ogni minuto speso che spenderemo per programmare un percorso di orientamento che faccia capire esattamente quale tipo di percorso di studi sarà un minuto speso bene, come anche ricordava il collega Colpi, per un corso di laurea molto più consolidato come la matematica. Con questo ho concluso e passo la parola a Silvio. Dalla Valle per le scienze statistiche. Allora, buongiorno a tutti, io sono referente di statistica, questo è il nostro campus universitario di Padova. Adesso vi do qualche numero di statistica in maniera molto breve perché siamo un po' in ritardo, capito? Allora, noi abbiamo due corsi di laurea triennale che hanno circa 230 immatricolate all'anno e hanno due percorsi distinti, uno per l'economia d'impresa, una statistica applicata all'economia d'impresa, l'altro una statistica applicata alla tecnologia e alle scienze con un percorso all'interno di tipo metodologico. Abbiamo presente una laurea magistrale di data science che ha circa 70 matricole all'anno e un dottorato di ricerca in statistica che a quanto pare è un'eccellenza per quanto riguarda il nostro lavoro. Che cosa vuol dire statistica? Statistica vuol dire tradurre i dati in conoscenza propria, quantitativa. E si tratta in pratica, la statistica si occupa di costruire modelli e metodologie per la risoluzione di problemi concreti, naturalmente in condizioni di incertezza, per qualunque disciplina, legato con qualsiasi disciplina. Allora, relazione A. Allora, innanzitutto dico che statistica è la terza disciplina che in qualche modo viene a creare ufficialmente nel PLS in maniera autonoma. In realtà noi siamo presenti dal PLS già da molti anni perché abbiamo collaborato strettamente con matematica, con formazione di laboratori autonomi o anche condivisi con matematica in tanto. Allora, i nostri laboratori come funzionano? Allora, si parte da specifici problemi di qualsiasi tipo che possono essere messi in atto una disciplina. E quindi qui sta la caratterizzazione speciale che abbiamo noi, nel senso che se per le vostre scuole avete formulato qualsiasi tipo di problema, approfondito qualche particolare disciplina e avete la necessità di approfondire alcune problematiche che sono emerse, noi possiamo in qualche modo esservi utili per qualsiasi tipo di problema, perché naturalmente la statistica trova problemi e soluzioni per tutti. Naturalmente bisogna caratterizzare molto bene la disciplina stessa e insomma cercare insieme le metodologie giuste, le modalità didattiche più efficaci per riuscire a ragionare meglio. Lo scopo qual è? Mostrare con il metodo scientifico come metodologie e modali statistici possono in qualche modo fornirci la soluzione al problema iniziale. Allora, la scelta del tema va naturalmente concordata con gli istituti. Noi possiamo proporre, adesso vedrete che vi proporrò qualche tematica che è già stata utilizzata o è nuova rispetto al PLS degli anni scorsi, però naturalmente concordata e personalizzata secondo quelle che sono le caratterizzazioni proprie di ciascuna scuola. Le modalità didattiche.
Solitamente abbiamo portato avanti delle lezioni frontali che sono in numero di 6, 8, 5, 6, 8, ma anche questo è un numero variabile di 1, 2, 3 ore l'una. Laboratori e seminari, quindi laboratori si intende nella lezione più classica, laboratori in aula informatica che si possono fare in sede, quindi in sede della scuola se li possiede, oppure ci si può trasportare anche nel nostro dipartimento sotto opportune condizioni che si devono verificare naturalmente di volta in volta. Comunque è importante la scelta del tema e delle vostre esigenze. Allora, caratterizzazione particolare. Allora, medicina, la statistica, abbiamo affrontato questo tipo di caratterizzazione, cioè la statistica nelle applicazioni biomediche, oppure qual è il trattamento migliore nel caso in cui si affrontino casi studio nell'ambito delle scienze sociali o nelle discipline biosanitarie, oppure ancora come entra la statistica quando si parla di sperimentazione di tipo farmacologico o medico. L'errore del diagnostico è il dramma del medico. Come si può affrontare quindi questa situazione in condizioni di incertezza attraverso una metodologia che riduca in qualche modo il rischio? Indagini sociali, qui ce ne sono tantissime, per esempio Ricchi, Poveri e Numeri è già stata fatta precedentemente, ha avuto un discreto risultato in termini di interesse. Ecco, questa è una cosa interessante, si può predisporre una indagine statistica in classe dall'inizio fino alla fine, quindi sperimentare ad esempio un argomento e provare a redigere un questionario, provare a sottoporlo, fare un'indagine pilota e tutte le fasi naturalmente dell'indagine statistica. E poi anche la statistica per capire la storia economica, quindi c'è tutta una serie di caratterizzazioni. Economia e azienda naturalmente sono il nostro pane quotidiano, nel senso che la statistica, voi la conoscete naturalmente spesso e volentieri, per esempio per i sondaggi, per le ricerche di mercato, nell'ambito della valutazione della soddisfazione del consumatore o della particolare penetrazione nel mercato di determinati, determinati prodotti, per il controllo della qualità nei processi produttivi e per i prodotti, oppure per la gestione del rischio in economia. Abbiamo tutta una serie di oppure ancora per la valutazione dell'efficacia di particolari politiche pubbliche, oppure ancora metodi statistici applicati alle scienze, ad esempio la fisica, questo è per esempio un laboratorio che abbiamo già sperimentato. Allora, nell'ambito delle azioni di autovalutazione e recupero, noi per esempio stiamo redigendo dei corsi online che saranno pronti verso la fine dell'anno e sono di due tipi. Uno riguarda la statistica, diciamo, più descrittiva sull'analisi dei dati e la formulazione di grafici, tabelle, eccetera, e un altro sulla statistica inferenziale che si occupa di mettere in relazione il campione e la popolazione attraverso quella che è l'analisi della tecnica del campionamento, la stima e la verifica di interesse. Quindi queste sono tutte azioni di corso online che ci permettono di poter essere più incisivi sulla seconda azione. Nella terza azione, formazione di insegnanti, abbiamo questa cosa che è una novità rispetto, una novità nel senso che è la nuova proposta che statistica fa. Voi sapete che statistica, forse alcuni di voi avranno anche seguito qualche seminario, qualche lavoro di proposta per gli insegnanti, è sempre stata molto attiva in questo senso. Allora, abbiamo pensato a due livelli specifici. Allora, il primo livello è un corso di teoria che si fa in due giornate, e come vedete i temi sono quelli che vedete, cioè l'associazione, correlazione e regressione per la prima tranche e la seconda tranche, la probabilità e modalità di distribuzione, che si tengono a Padova presso il nostro dipartimento e avranno quelle date che sono certe. E poi abbiamo pensato che per riuscire a essere più efficaci nell'applicazione della teoria, a voi insegnanti era forse più utile seguire dei laboratori. E questi laboratori li portiamo a due livelli e in due sedi distinte, una a Padova e una a Rovigo. E ciascun laboratorio sarà sviluppato in due turni successivi e per ciascun turno ci sarà un docente guida e un docente che aiuta insomma chi ha difficoltà e uno naturalmente avrà il suo PC su cui lavorare, ci sarà tutta una serie di slide, di materiale didattico che viene fornito, insomma, per dare la possibilità di avere, sì. Ok, allora, ultimo. Allora, ho fatto azioni di supporto e sostegno. Noi agiamo in questa azione di, per il dropout, quindi per le rinunce dei vari studenti che si approcciano alle lauree, con azioni di tutorato e con percorsi
per le materie fondamentali del primo anno di studio. Ad esempio, noi abbiamo da anni il percorso di matematica e metteremo in atto quest'anno il percorso di informatica, perché diciamo in questo primo anno di osservazione abbiamo visto che l'informatica per noi è un po' un problema di ingresso, e quindi ci siamo in qualche modo strutturati per fare questo tipo di azione. Ecco, credo che è finito il mio intervento. Grazie. Adesso c'è il professor Baldo, Università di Verona per la matematica. Dunque, un giorno molto brevemente vi racconto cosa si fa a Verona. Il PLS in matematica e in fisica sono attivi da un po' di anni, matematica fin dall'inizio. Fisica, come vi racconterà Nicola Dal Dosso, un po' più recente, quest'anno si è aggiunta la biologia. Per quanto riguarda la matematica, è già da un po' che offriamo laboratori e ovviamente abbiamo delle attività sperimentate e consolidate in qualche modo che si possono replicare, ma è assolutamente fondamentale, secondo me, adattarle alle nuove classi, alle nuove realtà. E quindi secondo me tutti questi laboratori vanno idealmente coprogettati con gli insegnanti. Abbiamo dei temi già appunto sperimentati, ma se ne possono aggiungere di nuovi. Per esempio abbiamo avuto laboratori su giochi matematici, serie di Fourier, timbri, consonanza e dissonanza, dinamica delle popolazioni, ottimizzazione delle risorse, logica, immaginazioni, modelli numerici discreti con ottimizzazione, lamini di sapone a superfici minime, e qui vedete un po' di figure varie sulle superfici minime, ma anche codici segreti e crittografia. Come vedete, questo è un tema che ritorna perché è uno di quelli che si vende meglio nell'ambito della matematica, teoria dei grafi, macchine, calcolo e fondamenti della matematica. E qui sfruttiamo molto il fatto che siamo inseriti in un dipartimento di informatica. Noi matematici siamo un piccolo gruppo in un dipartimento di informatica. C'è un corso di laurea in matematica applicata, ma abbiamo un sacco di colleghi informatici che ci possono aiutare. E poi i frattali, problemi di ottimizzazione lineare, probabilità statistiche e false credenze, equazioni di Euclide, congruenze e teoria dei numeri. Che dire, tutti questi laboratori sono importanti secondo me non tanto per il tema specifico quanto per il fatto che aiutano a svincolarsi un po' dalla routine addestrativa in cui rischia di cadere la matematica, no? E quindi sono delle occasioni importantissime per i ragazzi. Spesso si vedono emergere delle vocazioni inaspettate, ragazzi che magari non sono tra i più brillanti, che dopo il laboratorio ritrovano una motivazione forte per studiare più la matematica. Vado velocissimo, che dire, per quanto riguarda l'autovalutazione e l'orientamento, pensiamo di realizzare delle simulazioni del test d'ingresso, percorsi di recupero per i saperi minimi. E poi abbiamo una forte sinergia con i corsi tandem già offerti dall'Università di Verona, che sono dei mini corsi universitari offerti con esame finale, offerti agli studenti della scuola superiore, degli ultimi tre anni della scuola superiore. Total dropout, pensiamo di coinvolgere fortemente studenti della laurea magistrale e del dottorato per aiutare attività di supporto alle matricole. Attività di recupero dei saperi minimi e anche attivazioni di attività in e-learning che in parte ci sono, ma pensiamo di potenziare moltissimo. Infine, per quanto riguarda la formazione di insegnanti, una prima azione importantissima è quella della coprogettazione dei laboratori, ma abbiamo sempre offerto e continueremo ad offrire dei mini corsi che contengono una forte componente laboratoriale. Per esempio, i prossimi temi sono teoria dei grafi e matematica discreta, a partire da ottobre, strumenti tecnologici per la didattica dell'analisi matematica, calcolo delle probabilità. E pensiamo di fare un survey tra gli insegnanti, diciamo, del Veneto occidentale,
per proporre altri argomenti. A settembre organizzeremo un incontro formativo informativo per gli insegnanti in cui proporremo ai nostri laboratori di andare a fare nelle classi, ma chiederemo anche ai colleghi di darci degli input su quali sono gli argomenti di interesse. Gli argomenti che vedete qui sono tutti legati alle novità nelle indicazioni nazionali. Ci sono argomenti che vengono sentiti come potenzialmente un terreno minato dai colleghi e quindi ci sentiamo di dover dare un supporto, dover dare un aiuto. Per esempio, abbiamo parlato recentemente di matematica discreta, infatti ecco qua la teoria dei grafi, ma anche altri argomenti, per esempio le equazioni differenziali, non la modellistica, l'applicazione delle equazioni differenziali alla modellizzazione di problemi, sono argomenti che abbiamo trattato di recente, negli ultimi mesi, e che pensiamo di riprendere se c'è la richiesta. Ok, direi che con questo ho finito e passo la parola al collega. Grazie. Il professor Dal Dosso della fisica. Il metro di quarto si è girato un po' la testa. Io sono Dal Dosso, sostituisco la professoressa Monti, che è la coordinatrice del PLS in fisica di Verona. A Verona non c'è fisica, come immaginare, ma ci sono dei fisici e che sono sostanzialmente costretti all'interdisciplinarità. Quindi noi, vivendo in un dipartimento di informatica, insieme a medicina, un dipartimento di biotecnologie e a tutti medicina, quindi tutti i dipartimenti biologici, siamo per nostra vocazione o costrizione interdisciplinari, multidisciplinari. Quindi anche il PLS che andiamo a proporre ha delle forti connotazioni di tentativi di multidisciplinarità e interdisciplinarità. Ho dimenticato il trovate diverse indicazioni su quello che è questa pagina, per adesso provvisoria, e a presto sarà probabilmente una pagina di tutto il DLS di Verona. Mi fermerò soprattutto sulle due azioni, la A e la C, che sono quelle che sono state oggetto di una riflessione, una prima indagine per quello che riguarda il DLS di fisica a Verona. Quindi laboratori e diciamo l'affiancamento ai docenti nella loro formazione, ma più un accompagnamento. Qui c'era un breve cenno di esperienze precedenti, ma andremo a riprenderle in quelle che sono le esperienze proposte, perché in parte vengono appunto riproposte. Per i laboratori sostanzialmente abbiamo identificato 7 aree di attività, anche grazie a un incontro che è stato fatto l'anno scorso con i docenti delle scuole superiori e che ci hanno dato alcuni spunti interessanti. Abbiamo già individuato i docenti, sia interni che esterni, su questi riguardi, quindi questi partiranno con il nuovo anno, adesso le date le definiamo a breve. Uno è la costruzione di motorini elettrici con materiale povero, l'altro è la costruzione di spettroscopi con delle acquisizioni di spettri di assorbimento di materiali biologici, qui c'è una forte interdisciplinarità con biologia, e l'eventuale interazione con degli smartphone. Questi sono i docenti, sono la professoressa Monti, la professoressa Laffara e Beniamino Danese, che è anche qui presente in sala. Gli altri problemi invece più storici che sono stati trattati, laboratori che riguardano dei problemi già trattati anche gli anni scorsi, i problemi di minimo delle superfici e i principi fisici della crittografia quantistica. E poi ci sono 4 laboratori che riguardano applicazioni della fisica. Uno la fisica nella musica, uno la fisica e l'arte, con l'idea di andare proprio a sfruttare le competenze anche che a Verona ci sono un'indagine legata alla caratterizzazione di dipinti in situ, uno legato all'ottica e ai laser,
faccio io, dove sostanzialmente portiamo gli studenti a scoprire i principi fondamentali dell'ottica e poi a verificare alcune esperienze interessanti, sia in laboratorio, diciamo, di ricerca, ma anche in laboratori più poveri, e poi uno legato alle applicazioni biomedicali con quello che è l'imaging biomedicale e anche elementi di NMR. Per quanto riguarda invece l'azione C, quindi brutalmente sintetizzata in formazione insegnanti, ma l'idea poi di fare un accompagnamento, un percorso assieme, saranno replicate sicuramente queste due diciamo corsi, giornate, che in realtà sono stati dei mini corsi, perché il primo ha coinvolto circa 110 insegnanti in 4 mezze giornate e il secondo una cinquantina in 2 mezze giornate. Il primo verteva sulla, diciamo, la prima fisica dei quanti alla meccanica ondulatoria, risultati sperimentali modelli, anche con possibilità, diciamo, di farlo online, e l'altro sulla relatività ristretta in generale. Ecco, quindi questi altri saranno magari progettati assieme con il vostro aiuto, se c'è anche qui qualche docente di Verona o anche di altri. Direi basta, passo la parola al professor Crimi per biologia. Professor Crimi, Verona, sempre biologia. Sì, grazie. Biologia è poi inteso come biotecnologie, perché in realtà a Verona abbiamo il corso di biotecnologie e il PLS è biologia e biotecnologie. E noi al primo anno, ovviamente, anche noi che entriamo dentro il PLS, finalmente è stata considerata anche biotecnologia, come ha già detto anche il collega di Padova, per la biologia, e quindi abbiamo la possibilità da quest'anno di cominciare anche noi qualche attività che speriamo che questi 3 anni ci permettano di mettere a regime una serie di interventi di laboratori e attività che venivano fatti prima in modo saltuario o andando, per quanto riguarda Verona, so che molte delle attività venivano fatte all'esterno, venivano fatte a Bologna o a Milano, per cui speriamo che queste attività possano essere portate anche in Veneto, a Padova per quello che riguarda la biologia, la biotecnologia, e a Verona. E abbiamo cominciato, sarò brevissimo per non ripetere quello che è già stato detto rispetto al mio collega di Padova, ma abbiamo cominciato già a pensare a delle attività e fondamentalmente quello che vorremmo fare insieme agli insegnanti sarà proporre una serie di possibili interventi di laboratorio e interventi anche di aggiornamento che verranno fatti insieme agli insegnanti, soprattutto cercando di osservare le competenze e di mescolare le competenze dei nostri laboratori di ricerca, per cui cercando di fare sì che anche queste normali tecniche, che magari alcune sono già utilizzate nelle scuole che hanno le strumentazioni, possano diventare un qualcosa, non un'esperienza solo tecnica, ma un'esperienza di un progettino di ricerca in cui si cerca di calare la ricerca dentro all'esperienza pratica, tecnica della tecnologia, così come si può fare con i gel, così si può fare con il clonaggio, con l'espressione di proteine ricombinanti. E abbiamo cominciato per esempio facendo già in questo breve periodo a maggio un mini corso. Proprio parlando con gli insegnanti ci era stato chiesto come interesse urgente un qualcosa di aggiornamento sulla bioinformatica, per cui proprio al volo abbiamo fatto un piccolo corso per cominciare, per prendere i contatti anche con gli insegnanti, e abbiamo fatto un mini corso di bioinformatica che riguardava proprio l'esplorazione delle proteine dalla struttura fino alla funzione, ed è stato fatto cercando non di dare un corso teorico sulle biotecnologie, ma cercando di fare un percorso con gli insegnanti e facendo vedere come si può, utilizzando degli semplici strumenti in rete, fare un piccolo progetto di ricerca. Noi l'abbiamo fatto con un docente di bioinformatica dell'Università di Verona per esempio sui recettori del gusto amaro, e abbiamo fatto vedere come, partendo da una cosa interessante per tutti, che può essere come percepiamo noi il gusto amaro, si possa partire da questa domanda fino ad arrivare con gli strumenti bioinformatici a vedere qual è la forma, la struttura di questo recettore e qual è la storia evolutiva di questa
proteica, per fare un esempio. Quindi l'idea qual è? Insieme ai docenti vedere qual è la cosa di interesse, per dire abbiamo carenze in bioinformatica, vorremmo ampliare un po' questa parte di laboratori, e attraverso questo poi passare a mettere insieme le competenze di ricerca con una possibilità nuova di vedere queste tecniche, insieme agli studenti. E non mi sto a elencare tutto, e questo per esempio è quello che vi ho appena detto. E pensiamo di fare queste cose insieme agli insegnanti, per cui non ho messo nessun elenco in realtà a dettagliato, perché noi abbiamo delle idee, sappiamo quali sono le nostre competenze dal punto di vista dei laboratori e della ricerca, ma vorremmo interagire con gli insegnanti della provincia di Verona per riuscire insieme a mettere giù quali sono i percorsi e renderli anche, diciamo, stabili, anche attraverso, se è possibile, la possibilità di portare noi delle piccole strumentazioni, pensavamo, delle scuole. Una cosa che è stata fatta, per esempio, so in certe università, è di fare dei piccoli, come valigette dell'esperimento, da poter portare nelle scuole per poter fare l'esperienza che magari la scuola non può organizzare con tutte le sue forze, quindi cercare di portare queste esperienze attraverso un, diciamo, un contributo che viene dato adesso che abbiamo i PLS, speriamo di poter usare appunto queste risorse anche per questo, e aiutare le scuole anche che non hanno le strutture per riuscire a fare queste cose nelle scuole per numeri grandi, e poi nelle università magari per l'approfondimento. Chiudo dicendo che stiamo già accogliendo degli studenti in stage, quest'anno abbiamo duplicato il numero di studenti che vengono a fare gli stage estivi da noi, e spero che in futuro anche si riuscirà a coinvolgere più colleghi e ampliare ancora questo numero, ma questa è un'attività che già facciamo e che spero si amplierà ancora, potendo accettare più studenti per queste attività di stage estivi di approfondimento. Io finisco così molto rapidamente, ci sono il riferimento delle email, e comunque metteremo su un sito coordinato per l'Università di Verona a cui gli insegnanti potranno accedere con le attività insieme a matematica e fisica che verranno proposte, e quindi cercheremo di rendere visibili tutte queste attività nel prossimo futuro. Grazie. Grazie. Vediamo adesso brevemente alcuni aspetti amministrativi e ci dirà la dottoressa Barotto. Bene, grazie. Non vi annoierò con tutti gli aspetti amministrativi, mi fermo solamente su alcune cose fondamentali. Quindi direi di saltare. L'Ateneo di Padova ha partecipato a quelli che sono appunto 7 progetti a livello nazionale, quindi 7 progetti, e ciascuno di questi progetti, come avete visto, ha un coordinatore a livello nazionale che sede appunto in una università. I 7 progetti vengono gestiti da 6 dipartimenti del nostro Ateneo. Qui li vedete elencati, avrete un referente appunto scientifico, che sono i docenti che prima vi hanno illustrato quelli che sono i progetti, avrete anche dei referenti amministrativi, con i quali gli amministrativi delle vostre scuole poi relazioneranno. Ecco, la cosa importante e la differenza che c'è tra questi nuovi progetti e quelli passati è proprio la gestione della parte finanziaria. In effetti da quest'anno i finanziamenti arrivano direttamente dal Ministero alle università, quindi vanno alle università che fanno da coordinamento, e queste poi le sdistano attraverso le varie università che partecipano ai progetti. E un'altra novità è che il Ministero ha riconosciuto tra le voci di costo anche i compensi al personale docente e quello che viene definito personale altro della scuola, ma anche i rimborsi spese per iniziative ed eventi come il viaggio, il vitto e l'alloggio saranno riconosciuti. Io ho messo anche eventuali costi relativi all'organizzazione di eventi, non so se ce ne saranno, comunque nel caso dovessero essercene, come avverranno questi trasferimenti? Quindi dall'università, in questo caso, vedete dal MIUR all'Ateneo Coordinatore, come dicevo prima, a livello nazionale, dall'Ateneo Coordinatore alle diverse università, e in questo caso dall'Università di Padova o di Verona o di Venezia,
direttamente alle scuole. Come? Attraverso una convenzione. Ci sarà una convenzione che trasferirà tutto il finanziamento direttamente alla scuola, quindi sarà il dirigente scolastico che dovrà gestire questo piccolo budget che comprenderà i compensi al personale della scuola, al personale altro e gli eventuali rimborsi spese. D'accordo? Questa è la parte fondamentale. Ecco, questo, detto questo, lascio la parola alla presentazione poi del sito. Grazie. Rapidamente, come alcuni di voi forse già sanno, perché abbiamo già degli iscritti, abbiamo pensato di creare un sito web per tutte le discipline. Perché abbiamo voluto questo sito web? Perché vogliamo che questo sito sia un po' una piazza, no? Virtuale, cioè un punto di incontro fra i referenti, fra l'università e voi docenti delle scuole, quindi non è rivolto agli studenti, ma soltanto ai referenti dell'università, docenti delle scuole. Questo sito sarà una vetrina delle offerte formative delle varie discipline e di tutte le iniziative che verranno messe in atto nell'ambito del PLS. Inoltre, il sito web ci consente una gestione automatizzata delle procedure di selezione, di iscrizione agli eventi e dei contatti tramite email. Tutto, idealmente, dovrebbe avvenire attraverso questa nuova piattaforma. Alla volta ci stiamo insomma trasferendo ed adeguando. La struttura. Allora, la struttura è tale per cui c'è una pagina generale spiegato nel sito della Scuola di Scienze, quindi l'indirizzo plsscienzeunipd.it. Qui verranno messe le novità del PLS generali. Per esempio, trovavate in questi giorni l'annuncio di questa giornata, quello che riguarda tutte le discipline. Da qui partono i link ai siti disciplinari, chi è interessato alla matematica passa alla parte di matematica, alla chimica e così via. Da qui è possibile registrarsi, ciascun docente della scuola è invitato a registrarsi al sito per ottenere delle credenziali, una login e una password e soprattutto iscriversi successivamente alla cosiddetta newsletter. Infine, nella pagina generale ci sono le novità generali, quelle che vengono aggiornate continuamente, insomma. Allora, la cosa importante che vi chiedo di ricordare è che nonostante sia possibile registrarsi al sito dalla pagina principale, io vi consiglio di farlo, vi esorto a farlo, da una pagina disciplinare. Cioè, scegliete la disciplina di vostro maggiore interesse e registratevi a fisica, chimica, scienza dei materiali. Questo non preclude niente, è una cosa che riguarda di più la nostra organizzazione, perché comunque voi risultate visibili a tutte le discipline e tramite l'iscrizione alle newsletter potete ricevere comunicazioni su tutte le discipline. Ok? Allora, la registrazione come avviene? Da pagina disciplinare, per esempio chimica, ho scelto la mia, no? Sul menu a sinistra, io qua vi ho proprio spiegato, adesso il tempo è stretto, quindi non vi sto ad elencare, però siccome le metteremo sul sito da domani, se qualcuno non l'ha fatto, guarda le slide e segue pari passo. La cosa importante è che dopo che verranno inseriti alcuni dati, ok, voi riceverete una mail. Questa mail vi mette in attesa perché l'amministratore del sistema verificherà la vostra iscrizione per evitare che si iscrivano, ci siano iscrizioni false e a breve riceverete una seconda email con le credenziali d'accesso, cioè la login e la password, ok? Con quelle voi potete entrare nell'area riservata e fare tutto il resto. Allora, come è poi organizzato? Qua corro veloce. Vedrete che le voci sono raggruppate, ci sono le famose quattro azioni, no? Ci sono ripetute due volte. Nel primo caso abbiamo una descrizione, cioè noi praticamente per ogni azione raccontiamo quello che abbiamo un po' raccontato, cioè lo storico, ci sono insomma, le azioni in generale e quant'altro.
parte inferiore del menu, di nuovo raggruppate come le quattro azioni, ci sono invece le iscrizioni, cioè le nuove proposte e il form di iscrizione alla nuova proposta. Allora, come si fa l'iscrizione ad un'attività, che può essere una cosa che ci interessa? Partite dalla pagina disciplinare, ad esempio chimica, decidete di iscrivervi a uno stage. Allora, nel menu c'è scritto iscrizione all'attività, scendete sotto menu stage, cliccate sullo stage, vi comparirà che cosa? O la richiesta delle credenziali, se non le avete inserite nella sessione, ok? Oppure, se siete già loggati, vi comparirà il form che dovete riempire. Riempito questo form, invia, e voi sarete automaticamente iscritti o prenotati per l'attività, insomma, in maniera abbastanza intuitiva. Okay. Riceverete una mail. Allora, sviluppi. Il sito, all'inizio vi ho messo una piazza metafisica di De Chirico un po' vuota perché il sito è appena nato, il sito è nostro ma è anche vostro, ok? Quindi dobbiamo popolarlo, dobbiamo migliorarlo, dobbiamo arricchirlo di facilities. Si potrebbero ad esempio aprire dei blog disciplinari tematici, se vogliamo parlarne, se vogliamo condividere le iniziative. Si potrebbero mettere dei siti, dei collegamenti agli altri siti PLS disciplinari in Italia. Si può pubblicare e condividere del materiale, eventualmente collegarsi ad altri tipi di piattaforme, tipo il Moodle, dove può essere messo del materiale per la formazione online, per l'autovalutazione e così via. E infine sempre puntini di sospensione, cioè il sito può essere arricchito con le vostre idee, con le vostre richieste, migliorato nelle funzionalità. Ecco, ribadisco, prima di chiudere, l'importanza dell'iscrizione alla newsletter. Io alle scuole che ho contattato per la chimica ho detto dal 1 giugno non utilizzerò più la mail, ma utilizzerò la newsletter. Che cosa vuol dire? Voi riceverete comunque una mail se vi siete iscritti alla newsletter di chimica, cioè avete inserito il vostro indirizzo mail. Questo perché? Perché mi succede continuamente di ricevere la mail che mi dice io non sono più referente PLS, cioè il mio collega, oppure io sono referente ma degli stage se ne occupo un altro. Allora per me è molto più comodo che chiunque si occupi di qualsiasi cosa si iscriva al sito, si iscriva alla newsletter e io mando le comunicazioni e se non vuole più riceverle si cancella, perché altrimenti rischio di perdere, così come i miei colleghi, contatti, d'accordo con ciascuno di voi. Adesso noi avevamo... Scusi, informazione, sì. La password si può personalizzare? Allora, quando voi... vuoi farvelo vedere, Alessandro? Perché avevamo in mente anche un tutorial, questo ve lo facciamo vedere in diretta, perché visti i tempi stretti, però è un punto fondamentale. Allora, quando voi vi siete registrati, vi autenticate, in alto a destra, ad esempio chimica. Allora, registrazione nuovo utente. Io vi faccio l'esempio proprio di registrazione. Adesso ve lo facciamo zero. Vedere. Ad esempio scelgo la mia username e metto ovviamente i dati. Cellulare non è obbligatorio, però. Ok, ho aggiunto il captcha, giusto per tutelarci un po' la spalla. Questo è il messaggio di autenticazione. Poi il sistema, diciamo, automaticamente, in realtà sono io, vi abilita quando... Lui è superamministratore, quindi non c'è byte che si muova il link che lui non lo sappia. E contemporaneamente andiamo a vedere anche la mail, cosa abbiamo ricevuto. Thank you.
nel frattempo io ho ricevuto l'anello di notifica di avvenuta registrazione, ma non ho ancora l'account vero e proprio. Quando il sistema vi accetta dovreste ricevere la vostra password bellissima, complicatissima. Adesso vediamo anche quello. Come il 99% della gente faccio copia e incolla, quindi l'accesso utente e dentro. A questo punto il domandone è come si cambia la password. Vado su modifica del profilo, scendo dove c'è la parola password. Lui ne propone una altrettanto complicata, ma ne mettiamo ad esempio così. Va bene? Ok, facciamo così. Molto debole, ho scelto una cosa che non andrebbe proprio bene, però questo caso devo anche aggiungere una spunta, nel caso di invece passo molto forte, questo non succede, però ad ogni modo diciamo che va bene questa, e l'ho cambiata ovviamente, se fate logout e rientrate, c'è la pagina nuova. Esatto, la cosa importante che era venuta fuori era, oltre alla necessità di iscriversi, di registrarsi al sito che vi permette una volta autenticati di vedere i vostri dati qua sopra, la cosa importante è, prendo sempre tipica come esempio, registrarsi alla newsletter, perché finora siamo solo registrati al sito, ma per avere accesso a tutte le informazioni dobbiamo andare nell'iscrizione newsletter di ogni area disciplina. Iscrivi, niente difficile, ricevete ovviamente sempre la conferma di quello che state facendo, forse qualcuno che si è già iscritto o registrato tempo fa non le ha ricevute perché ci stavamo lavorando. La cosa importante di avere l'account è il fatto che vi permette di accedere alle attività e all'iscrizione soprattutto. Io ho creato questo evento qui di prova per oggi, giusto per farvi vedere se volete usarlo come test. Vi vengono chiesti semplicemente i cambi, poi ci arrivate anche dal menu di sinistra, scritta attività sotto, dell'importaggio, cioè questo è un evento passato di cui ho sentito parlare prima. Inseriamo i nostri dati. Certi campi non sono obbligatori. Ok, è venuta la registrazione, sempre in corrispondenza di questo, metti di epilogo, così avete sempre la prova di quello che avete fatto. Per ogni questione, questo è l'indirizzo, vabbè, un po' in piccolo, però c'era nelle slide di prima. Ecco, un'ultima nota che l'ho detta forse rapidamente. Una cosa è la registrazione. Fatela dalla pagina della vostra disciplina preferita per ottenere la login e la password. Dopodiché l'iscrizione alla newsletter va ripetuta per ogni disciplina che vi interessa, anche tutte quante. Cioè, ricevete tante mail da tutti noi, al peggio, non succede niente. Però ricordatevi di iscrivervi anche alla newsletter. Ovviamente ci può anche disiscrivere. Anche disiscrivere. Ma non lo farò. Signori, ci sono domande? Noi abbiamo sforato clamorosamente, ma insomma qualche minuto per... sì, una e due. Prego. Ho fatto tutte
presente che tutte queste anche aperture che ci rendono più, cioè che è una, un miglioramento grande dell'offerta anche formativa per noi, se non è accompagnata, voi parlate dal vostro punto di vista, ma se non è accompagnata da una intersezione col nostro problema, che è diventato un problema, che è quello dell'alternanza scuola-lavoro, l'anno prossimo le quarte non andranno a nessun stage e faranno anche solo il minimo indispensabile. Per cui a questo dovete pensare. È nel senso che voi avete, no, vi dico perché voi, io sono qui dalle tre e ho obiettivamente sentito tutti e sono anche partecipe di tutto quello che è stato detto. Negli anni passati abbiamo fatto anche dei progetti in cui abbiamo aperto alla biologia come approfondimento con la professoressa Tiso, che è venuta da noi per un po' di anni. Il messaggio l'abbiamo capito. Però è importante che questi pacchetti di stage tengano conto del tempo che i ragazzi hanno, che non è tantissimo, e che invece dovranno investire per un orientamento più consapevole, che siete prima di tutti voi depositaria del vantaggio. Però loro chiedono spessissimo, professoressa, mi interesserebbe tantissimo questa facoltà. Poi dopo si fanno le domande su qual è la prospettiva nel mondo del lavoro, però in ogni caso bisogna affrontare il problema dell'alternanza scuola-lavoro. Sì, è verissimo, ne abbiamo già parlato. Ma io qui non l'ho sentito, ho capito perché lo dico. Mi lascia dire? Sì, no, ne abbiamo già parlato con i colleghi della scuola di scienze, perché è un argomento che è stato sollevato addirittura a livello di senato accademico. Sono due azioni diverse, perché il progetto Laureo Scientifica è un progetto customizzato con delle azioni specifiche. Il progetto l'attività alternanza scuola-lavoro è qualcosa di diverso. Abbiamo cercato di capire se era possibile fare un merge, cioè usare gli stessi strumenti messi in piedi per un'azione per coprire tutte e due le attività. E lì ci siamo scontrati con un problema molto grosso, che è quello dei numeri. Le attività all'interno del PLS sono attività di nicchia, le chiamiamo così, interdisciplinare finché volete, ma sono attività finalizzate proprio all'apprendimento di particolari discipline tematiche. Voi avete visto un ventaglio di offerte che vi sono date. L'alternanza scuola-lavoro è qualcosa di diverso, è qualcosa di più vario, è qualcosa anche di meno definibile e di meno canalizzabile per il momento. L'Ateneo di Padova si sta muovendo, dottoressa Varotto, vero? Si sta muovendo per cercare di avere dei finanziamenti per poter finanziare delle persone che affianchino gli studenti in ingresso che ospitiamo sulle attività alternanza scuola-lavoro, però la possibilità di fare un merge delle due non c'è assolutamente, questo glielo posso dire perché è qualcosa sulla quale abbiamo ragione. Vedrà che nel tempo probabilmente questa possibilità, se noi sentiamo questa e voi ne trate anche, riuscite anche a capire che è un problema, anche per un'eventuale intersezione di questo, di queste due necessità, la vostra della diminuzione del drop out, la nostra quella di fare un orientamento e anche un'alternanza scuola-lavoro, può darsi che se ci sono, c'è la volontà di mettere insieme un po' le cose, è in ogni caso una questione di nicchia, però va anche valutata. Il termine alternanza scuola-lavoro significa alternanza scuola-lavoro, dove non necessariamente il lavoro è quello dentro l'università. Intendo bene? Anche. C'era un'altra domanda? Prego. Chiedo. Sì, no, la domanda in realtà sono forse più forte con i colleghi. E poi c'era... Da un punto di vista della formalizzazione dell'adesione al progetto, perché non abbiamo ben colto, cioè l'adesione, supponiamo di voler aderire al progetto, che dobbiamo passare attraverso il collegio e le varie fasi delle nostre realtà, no?
Quindi se io volessi aderire al PLS Chimica Padova o PLS Biologia Verona, cosa devo fare? Quando lo devo fare? Dunque, qui si tratta di formalizzare un progetto in collaborazione. Allora, voi avete sentito parlare i referenti dei dipartimenti. Voi siete interessati, contattate i referenti dei dipartimenti e concordate con loro tempi, modi e tutto quanto è necessario. No, c'è un problema, è scomparsa l'USR che faceva da tramite nella stringere dei, come si dice, dei... Dobbiamo avere un cioè una comunicazione ufficiale e dovete mandarla ai presidi, questo insisto, ai dirigenti scolastici, ok? In cui si dice, cioè questa possibilità di aderire a questo PLS con questa iniziativa e i presidi prendono. Daniela, se noi la mettiamo online ve la scaricate e la portate voi? No, perché io non posso fare la convenzione, il mio dirigente che... Certo. La convenzione va fatta in modo ufficiale, sicuramente. Luciano, un attimo, un intervento forse... Ci sono dei criteri che abbiamo dovuto adottare per identificare una lista di scuole da inserire nei progetti nazionali. Ricordo che Padova non è capofila di nessun progetto, ma tutte le nostre attività hanno altra università come capofila. All'interno del progetto presentato al Ministero c'è un elenco di scuole. Padova, nelle varie discipline, ha presentato un elenco di scuole inserite nei progetti. Con che criteri? Ovviamente chi aveva dei PLS già attivi ha utilizzato la lista che aveva già in essere, con cui aveva già lavorato. Chi invece, come nel nostro caso, non aveva riferimenti, ha adottato un criterio. Io, ad esempio, per le scienze della terra, ho adottato un criterio di questo tipo. Vedere quali scuole fornivano le scienze geologiche un numero adeguato di studenti negli ultimi 10 anni e anche devo coprire l'intera regione Veneto. Allora, fatto questo, sono state identificate N scuole. Queste N scuole sono inserite nel progetto, nel sito sono elencate, ma l'attività non è limitata a queste 16 scuole. Altre scuole che sono interessate possono contattare i referenti e chiedere di essere inserite nel progetto. Ora, le scuole che sono state inserite nei progetti sono state contattate tramite il referente che ha contattato direttamente il dirigente scolastico. Posso dire una cosa, una piccola postilla? Delle 16 scuole non sono tante, ma ci sono ben 3 dirigenti scolastici che non si sono neanche lontanamente sognati di passare ai docenti l'informazione. È molto più semplice l'informazione diretta con i referenti. Prego. Devo dire la verità, per esperienza. Perché ritengo anche io che sia molto importante capire che in realtà ci sono, secondo me, dei modi di far rientrare queste attività all'interno dell'alternanza. Soprattutto per i licei, perché non nascondiamoci, i licei hanno bisogno di fare rientrare anche queste attività che sono peculiari per i licei. Allora, le visite aziendali e incontri, seminari con personale esterno sono tutte attività che possono rientrare in un progetto di alternanza scuola-lavoro. Quindi quando si organizzano questi incontri possono rientrare tranquillissimamente. L'altra cosa e queste sono rivolte a tutta la classe e quindi si può tranquillamente farle figurare nelle 200 ore dei licei. L'altra cosa che volevo dire è che secondo me per i ragazzi, le eccellenze che partecipano a questi stage estivi, se l'università, oltre a questa convenzione che è relativa a questo progetto, realizza una convenzione sul modello alternanza scuola-lavoro in cui sostanzialmente l'università trova un tutor interno che alla fine rilascia una valutazione, credo che anche questa come attività di ricerca sia assolutamente un'attività di alternanza scuola-lavoro. Quindi si può fare, basta volerlo, ecco. Su questo sì, no, ma in questo senso intendo. Allora, noi in effetti lasciamo che siano le scuole un po' appunto, cioè io ho già preavvertito appunto gli amministrativi che alcune scuole potrebbero chiedere questa convenzione, perché l'anno scorso per ospitare i ragazzi chiedevamo l'assicurazione, tutta una serie di cose appunto per proteggerci in collaborazione.
Adesso quest'anno, nel momento in cui saranno selezionate le scuole, vedremo se alcuni ci chiedono di fare questo tipo di riconoscimento. Uno dei progetti che vi ho mostrato comunque nasce direttamente come alternanza scuola-lavoro, ne abbiamo attivati altri su richiesta specifica di alcuni insegnanti che hanno contattato dei docenti, mi ritrovo anche in questa fase, quindi conosco bene, però come dire, ufficialmente in questo momento credo che sia responsabilità della scuola decidere che quello va nell'alternanza scuola-lavoro. Cioè noi abbiamo forse problema di dichiararlo, però stiamo facendo altre offerte. Il Dipartimento di Fisica ha offerto 20 posti. Sì. Adesso abbiamo una commissione specifica per la terza scuola lavoro e possiamo accettare gli studenti che vengono da terza scuola lavoro, ma non sono parte. Un attimo per favore, però governiamo bene la discussione perché non diventi un dialogo a due. Una puntualizzazione, il dottor Leo, su questa questione specificatamente. La domanda era sostanzialmente che tipo di iter all'interno, mi pare che la domanda vostra fosse sostanzialmente. La domanda da cui è nata la discussione mi pare che fosse che tipo di iter interno noi dobbiamo seguire una volta che abbiamo deciso, per esempio, un gruppo di partecipare alle azioni PNS. Allora, prima di tutto mi pare che l'impostazione generale, mi pare, insomma, è acclarato che l'impostazione generale del nuovo PLS è di valorizzare l'autonomia delle scuole, per cui non c'è questa triangolazione con l'USR. Però non è che, siccome non c'è finanziariamente, si può risolvere tutto attraverso il contatto diretto università-scuola. Il contatto diretto è regolamentato da questa convenzione. Ora, di convenzioni, senza che sia approvata generalmente dal collegio docenti, per esempio, se ne fanno tante all'interno della scuola nell'ambito dell'autonomia scolastica, no? Quindi un paio di momenti ci possono essere: la previsione dell'attività in cui il collegio c'entra, la previsione dell'attività generale del PLS all'interno dell'offerta formativa e dove c'è la delibera, per la parte concernente la formazione dei docenti. Cioè si può dire i docenti XYZ partecipano come attività di formazione, visto che tra l'altro dovrebbe essere obbligatoria da quello che dice la 107, partecipano all'interno del PLS. Quindi non è che necessariamente se si fa la convenzione per le attività con gli studenti debba necessariamente essere approvata da tutti, ci dovrebbe essere un inserimento all'interno dell'offerta formativa. No, ma io mi riferivo. Un'altra domanda. Scusi, altra cosa, dimenticavo, altra cosa è il riconoscimento. Cioè se questo coinvolge il fondo d'istituto, per esempio, e le ore che il docente ci mette per partecipare al PLS, questa è un'altra faccenda, quella si riguarda il collega. Proprio di ordine procedurale, diciamo. Io ho già parlato con il mio dirigente scolastico, sì. E addirittura mi ha detto che io volevo far partecipare degli studenti allo stage che era stato proposto. Mi ha detto no, non si può fare perché il mio istituto non ha ancora aderito al PLS. Allora io vorrei ritornare al discorso di prima. È fondamentale che arrivi una comunicazione al dirigente scolastico, perché solo in quella maniera lì noi possiamo muovere. Il dirigente scolastico allora la mette all'ordine del giorno del prossimo collegio docenti, che noi ce l'abbiamo il 18 di giugno, ma credo che in tutti gli istituti a giugno ci sia un collegio docenti, e in quella sede lì va inserito nel POF, se no rimaniamo bloccati fino a settembre. Scusate, ci sono tante... Ma se il mio dirigente scolastico non accetta questa procedura, cosa devo fare? Allora, sul dirigente in particolare non conta. Invece in generale ci sono sempre tanti piani dell'offerta formativa composti da tante attività. Non so, collaborazione con l'associazione civilistica, adesso fatemi buttare così terra terra.
collaborazione con l'associazione culturale, la biblioteca, il comune, eccetera, questi vengono normalmente inseriti perché ci sono dei docenti, che non sono necessariamente tutto il collegio, che si interessano di un settore o dell'altro.